Radio Pestum. Enjoy your freedom. E rieccoci di nuovo qui in onda su Radio Pestum. La voce che state ascoltando è quella di Armando Rufolo, signore e signori. Questa sera con noi ce l'abbiamo questa sera con noi, signore e signori. Siamo emozionatissimi perché ecco qua, ecco, voglio far sentire le rullino i tamburi, squillino le trombe. Signori e signori, Madama Emsier con noi, Mister Pippo Franco! Buonasera! Hai capito? Io chissà che me credevo, invece ero io! Pensavo era! Con il rullo dei tamburi! Con il rullo dei tamburi, squillino le trombe, ce l'abbiamo fatta! Certo, Madame Monsieur! Madame Monsieur, di tutto e di più! Oh! Eccoci! Attore, cantante, comico, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore, commediografo, regista teatrale, umorista italiano. Signori e signori, tutto questo, ecco, è Pippo Franco. Pippo Franco, ecco perché c'erano tutti, come dire, tutto quello squillo di trombe, era troppa roba, non poteva passare inosservata. In verità io ho semplicemente fatto un mestiere, l'artista e tutto qua. L'artista, beh, però è stato un artista veramente tanto apprezzato. Pippo Franco è un rappresentante della commedia all'italiana, no? Anche, non soltanto quello, perché assolutamente ho fatto con il cinema, ho lavorato con Jack Lemmon, Billy Wilder, ho fatto film di Luigi Magni, ho fatto tante cose, insomma. Assolutamente sì. Ho esordito però con la commedia all'italiana di questo primo film che il produttore di allora, al quale aveva dato un altro titolo, Luciano Martino si chiamava, certo. Poi all'ultimo momento ha fatto uscire senza dirmi nulla il titolo, che era quel gran pezzo della Ubalda, tutta nuda e tutta grande. E come possiamo dimenticare questo film? Sono rimasto malissimo, però c'era la Fenech, mi sono molto divertito, però devo ammettere che aveva ragione lui, perché il film ha avuto un successo evidentemente proprio per il titolo, perché nel cinema se sbagli il titolo proprio il film nemmeno va bene, insomma. Certo. Perlomeno allora era così. Assolutamente sì. Tu sei protagonista di tantissime pellicole, tanti sì. Film hai fatto con tanti registi, icone del cinema italiano, sei stato accanto di tanti attori noti ovviamente, sì, nel cinema italiano, nella commedia, certo, italiana. Vabbè. Ma soprattutto ti ricordiamo anche per il Bagaglino, il fortunatissimo Bagaglino. Con il Bagaglino abbiamo, come dire, inaugurato un genere che e poi è stato definito cabaret, insomma, quando cominciavamo noi era così, siamo stati i primi in assoluto e i primi in assoluto a portarlo in televisione. Esatto. E poi sono venute tutte le altre generazioni che vengono dopo di noi, ma insomma hanno fruito di questa satira politica e satira di costume contestualmente, perché era proprio la caratteristica di quello che e tradizionalmente viene definito cabaret, insomma. Assolutamente sì. Ecco, Pippo, ovviamente il tuo passato lo conosciamo un po' tutti, è impossibile non conoscere Pippo Franco con il Bagaglino, la Sei l'ultima e tutti i tuoi film e tutti i tuoi programmi, ecco. Ma come mi dicevi la prima volta che ci siamo sentiti telefonicamente, hai detto: a me piace parlare del presente. Anche, voglio dire, certo. parlare del presente. Tu ora stai facendo qualcosina? C'è qualcosa in pentola, qualcosa che stai preparando? Uno spettacolo? Faccio diverse cose, adesso si è evoluto il lavoro, capito? Sto scrivendo delle serie per Netflix, sto facendo tante altre cose, ma è diventato molto più ampio, capito? Faccio pure incontri, conferenze. Bello. Insomma, l'uomo ha continuato a vivere, ha continuato a crescere e a stupirsi di fronte all'universo. Quindi faccio molte cose che non ti so descrivere, ma che hanno comunque a che vedere con il mio lavoro, insomma. Assolutamente. Come si dice, chi si ferma è perduto, non bisogna mai fermarsi, sì, sempre, certo, andare avanti e sempre con nuovi progetti, nuove cose. Tu fai anche qualche spettacolo, stai portando qualche spettacolo in giro, fai serate, queste cose qui? No, adesso è abbastanza improbabile. Vabbè, certo, perché gli spettacoli
giorni con la mascherina è abbastanza dura. Doverlo fare, però sì, cioè, continuo a fare questo lavoro sotto altri profili, insomma, no? Okay. Mi occupo, come dire, di tante altre cose che sono un pochino diverse, ma che richiedono comunque un mestiere di comunicazione, il mestiere dell'attore, insomma. Beh, comunque del comunicatore. Assolutamente sì. Qualche volta in provincia di Salerno ci verrei a trovare? E molto volentieri, certo. Sono capitato spesso, ma insomma, pure a Pestum abbiamo fatto delle belle cose là. Ecco, a Pestum per esempio ho sempre fatto uno spettacolo di Capodanno, molto frequentato, certo. Quest'anno volevamo farlo, è venuto qua il proprietario della struttura, però poi insomma ce l'hanno impedito, una delle cose più sicure, perché purtroppo. E a Pestum c'è molto... come dire, molto fervore, la gente si muove molto molto Vero. Bene, anche perché tradizionalmente è proprio anche un luogo di spettacoli, di incontri. È ho vero. Lavorato parecchio a Pestum. È vero, assolutamente sì, una bellissima cittadina e molto, sì. molto evoluta. Poi d'altronde molto, la costiera cilentana è uno spettacolo come tutti, insomma, come l'Italia. Certo, tanti... però Pestum è Pestum, attenzione, perché ha una caratteristica diciamo anche di nobiltà in qualche modo, senza togliere nulla al resto del nostro meraviglioso paese. Ecco. Però là hanno sempre saputo gestire tutto, i pestumesi. Non a caso la radio si chiama proprio Radio Pestum, proprio. Vedi, non a caso. Per questo, ecco, va benissimo. Ok, Pippo, vuole lasciare un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Pestum? Sì, io ringrazio tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e mi auguro proprio che il saluto presto si traduca in un incontro che poi diventa più o meno, come dire, fisico, così vengono chiamati, magari col distanziamento, ma insomma che presto ci si possa rivedere, e anche quest'estate, perlomeno quest'estate, mi piacerebbe fare qualche spettacolo là. Assolutamente sì, allora speriamo veramente di vederti presto qui a Pestum. Un abbraccio e un grande in bocca al lupo per tutto. Grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie mille. Grazie e buona serata. Ciao, grazie mille.